Fa un caldo bestia, non posso tenere la finestra aperta perché fuori fanno i lavori, però i rumori si sentono nel video e viene male, porca troia. Ci siamo qui su The Return to Freddy's, ragazzi. The Return to Freddy's, ragazzi. Rebooted, new anniversary, new rob. Io non ho cliccato, però non è giusto che parli senza che. Stai zitto, abbassiamo il volume come di consueto, ragazzi, perché mi esplode nelle orecchie. Ragazzi, siamo qui su The Return to Freddy's. È un fangame, in realtà anche abbastanza famoso, ma che io non ho mai provato, considerando che su FNAF posso essere informato quanto volete, ma sui fangame, detto onestamente, sono poco acculturato. Questo va detto, ok? Sono poco acculturato sui fangame di FNAF, conosco a malapena i più famosi, e alcuni di questi non li ho nemmeno giocati. Per esempio, ragazzi, lo ammetto, Pop Goes, non l'ho mai giocato, non ho nemmeno mai visto i video, so solo che esiste. E infatti, ragazzi, essendo che dovrà uscire anche il nuovo Pop Goes con la Fazbear Community, il cazzo che è, ragazzi, direi che sarà anche ora di giocare il vecchio Pop Goes, quello che c'è già, vedere un attimino quello che nel Real Drive. Sì, si vede che fa caldo, ecco, non capisco un cazzo. Non che di solito sia diverso, ma oggi di più. Comunque, niente, ragazzi, siamo qui su The Return to Freddy's e siamo pronti ad iniziare. Ma prima di iniziare, ragazzi, vi voglio invitare a unirvi al server Discord dei Sassi perché abbiamo aggiunto un sacco di gente alla Sassi Community e stiamo anche rifacendo il server graficamente e anche a livello di stanze, di organizzazione. Quindi, ragazzi, un bel lavorino pulito pulito e il server resta sempre bellissimo con tanta gente bellissima. Quindi, ragazzi, unitevi al server dei Sassi e in ogni caso farò un annuncio ufficiale quando avremo finito di rimetterla a posto. New Game, ragazzi, partiamo, vediamo un attimino cosa da offrire sto gioco. New Pizza Joint Now Hiring. E immaginavo che non fossimo qui col giornale così a cazzo, considerando che dovevamo andare a scegliere il lavoro più di merda che fosse disponibile. Eccoci qua, prima notte. Ah, fantastico, ragazzi. Ah, bene, bene, bene. Ok, bell'ufficio. Ok. Va bene, mi piace come scorre. Perfetto. Ragazzi, ok. Sì, io le volevo mutare, porca tra. Non mi lascia nemmeno fare l'effetto comico divertentissimo. Vabbè, telecamere. Allora, vediamo un pochino. Ok, il camerino. Sono le stesse di FNAF 1. In teoria, queste qua sono i corridoi. Sì, a posto. Qua c'è una ventola che speravo non ci fosse. E non la vedo nemmeno qua nell'ufficio, a dire la verità. Però, siamo sicuri che sia una ventola, vero? Control. C'è la torcia nelle telecamere. Perfetto, perfetto, perfetto. Meglio di così. Ah, non c'è in tutte le telecamere. Solo in alcune. Ok. Vabbè. Non voglio dover caricare il music box, per favore. Per adesso non sembra esserci nessun music box. Non vorrei mai che dovessi caricare. Minchia. Non mi piace la cicca di sto gioco. Non va bene. Allora, Arcade Rossi. Ok. Old Man Consequences Reference, ragazzi. Signori, buongiorno, buongiorno, signori. Vedo che siete qui tranquilli, che state riposando con tutta la calma del mondo. Bene. Continuate a dormire, va bene? Continuate a riposare quanto volete. Io non mi faccio problemi, di certo non ve ne farete nemmeno voi. Dico giusto o c'ho ragione? Perfetto, vedo che siete d'accordo con me. Beh, sì, è tutto più facile quando si è d'accordo, non è vero, ragazzi? Ok, allora qua direi che non ce ne dobbiamo preoccupare, almeno per adesso. Qua non dirmi che ho la maschera. È un ibrido di FNAF 1 e FNAF 2, a quanto pare, ok? No, aspetta. C'è l'ossigeno. Porca troia! C'era un motivo se Scott aveva levato l'utilizzo della la tossicità dalle prime versioni di FNAF 2 quando c'era la maschera e voi avete messo l'ossigeno seguendo lo stesso concetto. Ma va bene, va bene. Sono abbastanza confuso. Sono molto confuso considerando, ragazzi, che di qua noi abbiamo la luce, ma di qua se io clicco mi flasha. E già questo non mi piace. Ah, è rotto. Questo qua è un buco. E pensavo fosse una macchia. Porca troia. Lasciatemi ambientare un attimo. Era partito così il music. Ah, allora lo vedi. Ah, ok. Cioè, non è ok un cazzo, però ok. Io immaginavo che. Bro, come faccio a vedere se è di là? Bro, dove sei, bro? Puppet, mi sto riferendo.
Salve! Ciao, amico mio! Come va? Vedo che hai svegliato Bonnie e Chica, forse che Freddy, non lo so, non mi sembra. Pa amico mio, no non devi! Non devi! Potevi lasciarle. Oh, porca troia! Ma è possibile che non possiamo avere un attimino di calma, ragazzi? Cioè, è appena iniziata la notte, eh? Sono le tre. Siamo a malapena a metà notte della prima notte, cioè, lasciatemi un attimino di calma, di. È Chica normale o è. Sono i costumi, non lo so. Mi dà molto fastidio che questa sia l'unica luce che posso accendere. Qua? Come devo fare? Bro, dammi. Ciao. Ok, sono felice che lui arrivi da questa parte, così almeno siamo sicuri che possiamo vedere quando è alla porta. Forse, se non ha delle meccaniche stronze. Dove sei? Dove sei? Hola. 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 Bro, cos'è quello lì? Non lo so, non ci vede. Ciao, ehi Chica, Bonnie, ehi ragazzi, come va? Porca troia. Addio, Bonnie. Ciao, Bonnie, che brutto che sei, amico mio, sei orribile. Mi rimangio quello che ho detto, sei molto più bello di Chica, questo è certo. Freddy qua fa nulla, no, Freddy è ancora lì. Il puppet è tornato qui, perfetto, posso aprire. Ottimo, 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 ottimo. Ciao, Chica, ma come va? Ma spero tutto bene. Bonnie, non lo, devo far così? Non lo so, io l'ho visto che era di là, cioè nel senso non. È qui. Non so se devo fare chaff chaff, forse, non lo so. Chica! Ok, sei qua. Allora, il puppet sta uscendo di nuovo. Chica è messa così. Oh, 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 oh! Qualcosa mi dice che ho sbagliato, ragazzi. Qualcosa mi dice che devo mettere la maschera. Che cazzo di jumpscare era, bro? Sei messo male. Cioè. Questa è una schermata molto brutta per il game over, ok? E con questo intendo in realtà che è fatta bene. Di certo meglio di quella di Security Breach. Però porca troia! Se Bonnie è nel tuo ufficio, sii sicuro di metterti la maschera il prima possibile. Vedi, 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 lo sapevo che devo mettere la maschera. Vai, rigioca! Prima notte, adesso sappiamo giocare, ragazzi. Adesso sappiamo giocare. Prima no, ma adesso sappiamo come giocare perché sappiamo difenderci da Bonnie. Sì, sto letteralmente guardando il telefono nel frattempo che sto registrando il video perché tanto ormai siamo messi male. Stai zitto, te che cazzo ti vuoi, bibbi di merda. Allora, loro sono a dormire qui e a posto. Bonnie, abbiamo detto, quando arriva all'ufficio dobbiamo mettere la maschera, quindi va bene, lui ha paura del Covid, immagino. Puppet abbiamo. Tu non dovresti essere qui, tu non. Non sono sicuro se userei mai i bagni qui, nel senso, abbiamo fatto scoperte poco piacevoli di gente che potrebbe nascondercisi in questo preciso istante, quindi. Immagino userò quello di casa mia. Letteralmente, io vengo qua durante la giornata, faccio quello che devo fare, poi a un certo punto. Cos'era quel rumore? 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 Cos'era? Ho sentito un rumore strano. Per favore, dimmi che era soltanto l'ambience. Per favore, dimmi che non era niente di brutto, di cattivo. Allora, qua, nulla. Ok, a posto. Allora, il puppet è dentro. Ok, va bene. Resta lì. So shit, sta roba che brutto! Le allucinazioni, ragazze, mi piacciono un sacco. Ah, se le avete, quelle sono fighe. Cazzo, cioè, quelle sono belle. Il jumpscare in compenso di prima mi ha fatto abbastanza ridere, ma a parte quello che è. Puppet, muovi. Guarda. Guarda che fighe. Sono belle, mi piacciono. Più che altro, ciò che mi preoccupa è. Non è che vuol dire qualcosa che mi vengono le allucinazioni, vero? Non è che aspetta. Non è un tizio, vero? Quello non sono gli occhi di un tizio, è riflesso. Spero vivamente che sia il riflesso, se non lo è sono fottuto. Loro signori, ok che ho detto che dovete stare un attimo calmini, però muovetevi un attimino, nel senso io, voi lo sapete che poi quando vado a editare mi tocca tagliare sta parte perché non succede assolutamente una ciola, vero? No, cioè, nel senso ve lo dico perché. Ah, giusto, dimenticavo ragazzi, la cosa più importante. Adoro quel suono! Sentilo, aspetta, sentilo! È una trombetta sgonfia!
Posto, sono felice così. Puppet. Oh, buongiorno, salve. Vedo che si è svegliato. Come va? Vuole un cappuccino? Perché, sa, svegliarsi alle 2 del mattino immagino sia un po' difficile. Uno alle 2 del mattino è stanco, vuole fare un attimino le sue cose con calma, lentamente. Perciò direi che un bel cappuccino sarebbe l'ideale, sai, perché il caffè che ti dà un attimino di forza c'è, però c'è anche il latte insieme al cappuccino. Dove cazzo sei andato? Dove straminchia sei finito? Dove straminchia di quella puttana baldracca? Ok, si spegne la luce. Dove straminchia di quella puttana baldracca? Sei venuto a svegliare gli animatronic. Allora, guarda, adesso capisco il concetto che se sei svegli te, se sei sveglio te, non vedo perché gli altri debbano dormire. Però a parte quello, c'è una cosa che si chiama rispetto. Io fossi in te non mi metterei a svegliare la gente nel frattempo che te ti svegli alle 2, perché alle 2 si svegliano poche persone, perché non è esattamente il massimo svegliarsi alle 2. Ma chi sono io per giudicarti? Devo intrattenere un po' di conversazione, ragazzi, ok? Gli animatronic, se non ci parli un attimino, poi dopo. Allora, qua c'è Cica. Ciao Cica, brava. Se non parli un attimino con gli animatronic, poi dopo loro si sentono ignorati, non si sentono abbastanza considerati, e questo non va bene. Vedi, il Puppet per esempio ci ho parlato abbastanza e adesso sta venendo qui perché a lui è piaciuto parlare con me, gli ha fatto un immenso piacere, ha visto che sono una persona con la quale si chiacchiera molto tranquillamente, e quindi infatti vedete adesso è sempre più vicino perché vorrebbe venire a scambiare un altro paio di chiacchiere insieme a me, che ci sta chiaramente, perché sono una persona incredibilmente carismatica, perciò non vedo, vedi, non vedo perché non vorrebbe mai dover venire a far due chiacchiere con me, ma ci sta, ma lo comprendo tranquillamente, più che altro. Ciao, Cica, ciao, potresti stare un attimino più lontana dalla telecamera che me la copre un attimino come visuale, però non lo so, nel senso, decidi tu. Bobonni, ciao, messo così sembri un pochino quello di tipo Those Night at Rachel's. Quello è un fangame che conosco almeno. Ci sono certi fangame che proprio entrano nel cult e non li levi più. Bonnie, ma ti sei già spostato. Bonnie, ma almeno passa dallo stanzino. Cioè, è lì, c'è apposta lo stanzino. Cica, ciao! È orribile, ragazzi, guardatela. Cioè, nel senso, è un design tremendamente vincente. Ed è per questo che dico che è orribile. È un'ottima scelta di design. Questo va... Ehi! Cica, guarda, Cica. Ah, apposta. Ok, Bonnie, immagino tu sia tornato qui, no, immagino tu sia qui, sì, ciao Bonnie, ok, Cica, non sei alla parte vera, ok, no, bisogna essere sicuri, il Puppet non lo vedo, il che non è il massimo, non è qui, è qui, ciao amico mio, non capisco perché tu abbia gli occhi arrabbiati, io sono una persona più che gentile, più che pacata, non vedo quale sia il problema, Foxy, comunque vedo che non si è attivato, il che è sempre positivo, vaffanculo, Che figo, diciamocelo. Guardate, che figo. Ok, quella è una figata, te lo consento. Va bene. È giusto dire le cose come stanno, è una figata. Bonnie. Cioè, ciao Bonnie, sei nell'angolo. Ok, va bene. Cica. Sei qui. Ah, sì, sei lì, ok. Puppet, no, c'è lui, vabbè. No, è andato via. A posto. Chi sono io per lamentarmi, vabbè. Un po' più piano coi... cosi. Però va bene. Signori, abbiamo visto che siamo fortissimi, continuiamo. Seconda notte... Posso selezionare la notte, che figata. Beh, ad ogni modo, ragazzi, seconda notte. Chi sono io per privarci di una tentativa della seconda notte? Allora, ok. Puppet, dove sei? Te sei sempre qui. Qua ci sono sempre loro. Non credo che cambi niente da una notte all'altra. Semplicemente si attivano degli animatronic, ma non dovrebbero apparirne o scomparirne a caso, in teoria. Cioè, sono sempre lì. Tranne quello del bagno che prima è comparso e scomparso a caso. C'è da mutare sto tizio? Non c'è da mutare il tizio, vabbè. Qualcosa mi dice che loro non fanno nulla finché non arriva il Puppet a svegliarli. Quindi Puppet, questa notte fatti una dormita un po' più lunga, che ieri hai fatto fatica, quindi sei stanco. È giusto che tu faccia un attimino di hai capito. Ragazzi, lo dico, lo riconfermo, comunque ci vuole un gioco di FNAF nuovo, ufficiale, fatto così. Ok, fatto vecchio stile, fatto con un'ambience effettivamente paurosa, serve, ok?
Serve. È stato molto figo Security Breach, è stato epico, è stato una nuova pietra miliare per la serie di FNAF. Il fatto è che ogni volta con la serie di FNAF si cerca di raggiungere un traguardo nuovo, che ci sta, sacrosanto, è giustissimo. Però per me è un capitolo di FNAF nuovo che non setta nessun traguardo particolare, ma che semplicemente riprende quelle che sono le vibes originali, diciamo, della serie. Per me un gioco così darebbe davvero una boccata d'aria fresca, perché adesso abbiamo ricevuto una boccata da... Abbiamo ricevuto una boccata d'aria fresca dal punto di vista di come cazzo si dice, di cosa... Oh, ciao! Ah, vedi, li fa svegliare lui. Bastardo. Abbiamo ricevuto una boccata d'aria fresca dal punto di vista di gioco, nel senso gioco fatto in un modo che non avevamo mai visto nella saga di FNAF, ma adesso servirebbe anche una boccata d'aria fresca dallo stile morbido, possiamo dire, e ritornare in questo stile un pochino più grezzo. Sono abbastanza sicuro che tipo il 99% della community la pensi come me, quindi lo dico tranquillamente. Perché cosa pensavate che non l'avrei detto se foste stati in disaccordo? Vi ricordo che ho fatto la top 45 dei animatronici di FNAF e ho messo Bonnie al primo posto anziché mettere Foxy, cioè io me la so cercare. Non ti permettere mai più. O ho letteralmente fottuto il mio lavoro come programmatore, o sei soltanto asceso. Come cavolo hai fatto ad arrivare qua? Me lo chiedo anch'io, cos'era quello? Sono abbastanza confuso su qualsiasi cosa che sia successa, ragazzi. Vabbè. Sta di fatto che a quanto pare non dovevamo mettere la maschera, quindi vaffanculo. Immagino che quando arrivi quel tizio lì, o sono fottuto in ogni caso. Mi attacca e basta. O l'ho beccato troppo tardi, che tipo dovevo mettere la maschera, ma ormai era troppo tardi. O l'ho beccato troppo tardi, nel senso che magari era fuori dalla porta, dovevo bloccarlo tipo così. O magari entra e io devo fare così. Non lo so, ragazzi, non ne sono sicuro. Vaffanculo. Cazzo, ragazzi, è proprio duro fare il lavoro della guardia notturna, eh. Stare seduto tutto il tempo su una sedia. Non fare un cazzo. Cioè, almeno questo è quello che direbbe una guardia notturna normale, ma noi lavoriamo al Freddy's! Sono contento che in questi palloncini ci sia il riflesso, perché se vi ricordate in quelli di FNAF 2, ok che erano dei modelli vecchi, ma in quelli di FNAF 2 non c'era il riflesso nei palloncini, sembravano fatti proprio un pezzo di plastica dura così diretto messo su un'asticella. Totti, è di palloncino. Buongiorno, Puppet, ben svegliato, come va? Tutto bene? Sei felice? Sei allegro? Sei pimpante? Vedo di sì, vedo che ti sei già alzato. È l'una, fra l'altro, stanotte, ti rendi conto? Ti rendi conto che ti svegli sempre prima? Non fa bene alla salute, amico mio. Lo so che sei andato a dormire un'ora fa, ok? Lo so benissimo, perché a farsi le pugnette fino a mezzanotte ci sei stato tu, eh? Dovevo andare in bagno, ma ero occupato, c'eri te, perciò so benissimo a che ora sei andato a letto. Quindi, che cazzo ti svegli all'una del mattino per poi andare pure a svegliare Bonnie e Chica che invece stanno dormendo tranquillamente? Sei un coglione. Allora, Bonnie e Chica sono qui, a posto. Il puppet, dove sta? Lui è qui, a posto. Cioè, a posto un cazzo, però almeno sappiamo dove sono. Come faccio ad avere già il 66% di batteria e vi prendete per il culo? Ho fatto nulla. Allora, il puppet sta qui, va bene. Chica, non ne ho la più pallida idea, è qui. Bonnie non è qui. Bonnie è... Qui no, è già qui, ma che cazzo vuoi? Affanculo, anche tu, perché troia. Sentite, io non ho tempo da perdere, perciò, Bonnie, muoviti, entra, su, l'ufficio è tutto tuo. Entra, dai, dai, non ci sono problemi. Qua, Bravo, cioè bravo io che ti ho mandato via. Stavette, scusate, ma mi stringo la mano da solo perché qua quello bravo sono io. Chica, no, vaffanculo, vaffanculo. Ok, Chica è qui, va bene. Il puppet è tornato qui, okay, è andato via di nuovo, va a cagare. E Chica è ancora qui, ok. Bonnie, nel caso, non c'è bisogno di controllarlo perché lui mi appare direttamente nell'ufficio. Quindi semplicemente quando appare metto la maschera e sono a posto. Chica, vabbè. Puppet, dove sei? Chica, 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 perché lo sapevo perché avevo sentito che la telecamera era cambiata 2 volte quando io avevo cliccato solo una volta. Sei una cogliona. Vedete, si fanno scoprire proprio facile.
Niente. Figo che cambia l'animatronico ogni volta che ti attaccano. Foxy will slowly leave his pirate cove. Once he's in the west hallway, flicker your camera light on him periodically. Che cazzo ne dovevo sapere? Cioè, il fatto è che forse lo dice il Fongai. Ma io non l'ascolto il Fongai. Finire così per due volte nella notte 2 non è esattamente il massimo, ma immagino che... Dai. Io direi, ragazzi, utilizziamo la tattica migliore che sia mai stata inventata per Five Nights at Freddy's anche qui su The Return to Freddy's, ovvero stiamo totalmente fermi fino a quando non arriva l'una di notte e poi ci attiviamo. Sono un genio, eh? Non ti permettere mai più? Ah, è l'una, ok. Va bene, a posto, siamo pronti a fare le cose. Vedete, vedete, il puppet sta uscendo proprio adesso. Foxy ancora è chiuso. Perfetto, ragazzi, direi che meglio di così non poteva andare. Abbiamo beccato i tempi perfettamente perché noi siamo bravissimi. Ok, allora, puppet, dai. Su, sveglia, sveglia, svegliosa. Il sole è già alto nel cielo perché viviamo nei mari del nord e quindi il sole sorge a luna. Bravo, vai qui, bravo, li accendi, ok, a posto. Io vi aspetto, ragazzi, vi aspetto, fate come volete. Cioè, io sono qui da lunedì al venerdì e quando volete sono qua. Quindi voi mi state dicendo comunque che quando Foxy esce dalla tenda, poi dopo devo andare qui e fare così. Già mi piace sta meccanica. Allora, Bonnie è partito. Ma dove sarà mai Bonnie? Dove si sarà mai cacciato? Sarai forse qui, Bonnie? Non lo so, non mi pare. Sarai forse qui, Bonnie? Non lo so, però sono sicuro che ci sia Chica perché è proprio lì. Bonnie, adesso sei nel corridoio? Forse sì, sei qua nell'angolo, ti ho visto. Puppet, sei qui? Non lo so, sei alla porta? Meglio di no. Ok, Puppet, sei qui? Sei qui! Ti ha beccato giusto in tempo, ma allo stesso tempo con anticipo, che fa sempre comodo. Allora, va bene? Ok, Foxy. Foxy, ciao amico mio, ciao, pure tu amico mio, salve, ah salve, ma chi se lo aspettava di ricevere delle così calorose visite? Io proprio non me l'aspettavo. Chica, è partita, non puoi. Due secondi, ci ho messo 2 secondi. E sai qual è la parte divertente? Che non erano nemmeno 2 secondi. Era qualche attimo. Ma a quanto pare era qualche attimo di troppo per te che non potevi aspettare, eh? Ti accarezzo. E vabbè, non sono buono a giocare a sta roba. Allora, ragazzi, se volete che io continui a fare qualche altro video, magari su The Return to Freddy's, fatemelo sapere. Se invece non volete, si passa ai prossimi fangame e siamo a posto. Cioè, di certo non sarebbe lo stesso il prossimo video, perché il prossimo video, come minimo, lo faccio su un altro fangame. Ma dopo ancora non lo so, ragazzi. Cioè, ci si organizza. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se volete, spero che sia sotto questo video. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao.